itinerari ben rivisti. Siamo qui alla rubrica Un menù per te con Gaetano. E come avete già visto il mese scorso, questo mese ricominciamo da un antipasto e un menù completo. Intanto approfitto per ringraziare Arredo Lab che ci ospita qui nella cucina di Veneta Cucine, e poi ringraziamo ancora gli sponsor che ci sostengono: Olio Eterno, che quest'oggi è protagonista di questo piatto, poi Ortofrutta da Peppe, Caffè Cristofori e Biagi, azienda agricola Biagi, che è un nostro nuovo partner da questo mese. Allora, cominciamo con la ricetta. Iniziamo ad accendere nel frattempo l'acqua, in modo tale che andiamo a sbollentare i calamari. Intanto vi faccio vedere i nostri ingredienti. Abbiamo calamari, cozze, che sono la parte importante del nostro piatto, pane raffermo che andremo a tostare in padella, pomodorino, prezzemolo tritato, menta per dare un po' di freschezza al piatto, dello scalogno, dell'aglio, un po' di lime, succo di lime, e abbiamo recuperato l'acqua delle cozze perché andremo a fare un'emulsione che ci serve per completare il nostro piatto. Ecco qua, li mettiamo giù in acqua calda, alziamo un attimino la fiamma. Per la preparazione di questo piatto occorreranno pochi ingredienti che avete sicuramente nelle vostre case. Tempo di preparazione una ventina di minuti, non di più. Tempo di tostare, bollire, raffreddare i calamaretti, tostare il pane e poi dopo condire tutto quanto. Perfetto, aggiungiamo del sale dentro l'acqua, così che gli diamo un pochettino di sapore. Qui stiamo utilizzando del sale rosa dell'Himalaya, che è un sale minerale, lo prediligo col pesce perché è un sale molto delicato e non è aggressivo sulle preparazioni che andiamo a fare. Perfetto, i calamaretti sono pronti. Come dicevo, ci vogliono pochi minuti, che sono piccolini. Li togliamo da acqua di cottura e li lasciamo raffreddare per qualche minuto. Poi li taglieremo e li mischieremo con i pomodorini e le cozze. Adesso andiamo nella nostra padella, dove utilizzeremo Olio Eterno, che è un olio di un'azienda agricola di Tortoreto. Salutiamo il nostro amico Armando Picchinelli, la famiglia Picchinelli. Ricordiamo che lavoriamo sempre con prodotti del territorio. Qui andiamo a accendere e tostare il nostro pane. Portiamo a temperatura la padella. Cosa molto semplice, possiamo anche aromatizzare la nostra padella per il pane con uno spicchietto d'aglio. Iniziamo con le cozze, ecco qua, abbiamo le cozze già, le abbiamo sbollentate, abbiamo ottenuto acqua delle cozze che abbiamo fatto già raffreddare in precedenza, in modo tale da poterla emulsionare con dell'olio e del lime. Ok, mettiamo subito qui il pane e lo lasciamo tostare. Ricordiamo che la panzanella è un piatto povero, è un piatto di recupero del pane che avanzava in casa, per cui noi il pane e il pane duro dopo lo andiamo a tostare un attimino, lo molleremo con un po' di acqua delle cozze in modo da renderlo bello morbido nel piatto. È un piatto che usavano i pescatori, che usava la gente povera in qualche modo, ed è un piatto che però nasce in Toscana. Nasce in Toscana e prende il nome da pane e zanella. La zanella era il recipiente dove veniva mischiato tutto il pane, veniva preparato il pane con le verdure e il composto. Ecco qua, il pane inizia a tostare. Ci mettiamo sempre un pochettino di sale, pochettino di pepe, ecco qua, perfetto. Il
L'olio ci deve essere perché deve inzuppare un attimino il pane, altrimenti non si va a colorare, non prende la tostatura. Ecco qua, facciamolo andare un altro pochettino e poi siamo quasi pronti. Facciamo saltare un attimo. Bene, il nostro pane è pronto. Ecco qua. Il nostro pane è bello tostato. Adesso andiamo a comporre il nostro piatto. Iniziamo a concludere la ricetta. Allora, ecco qui le testoline. Diamo una tagliata grossolana alle nostre teste e le mettiamo all'interno della nostra bowl in modo da condirle per bene. Ecco qua, tagliamo i nostri calamari a rondelle. Questi ormai si sono freddati e voilà. Questo lo potete fare con i calamari, noi abbiamo fatto con i calamari e le cozze perché siamo in un posto di mare, abbiamo le cozze buone, adesso è periodo, calamari, cozze, però voi potete farlo con qualunque altra cosa, lo potete fare con le verdure, se vi piacciono le verdure non volete utilizzare il pesce, quindi delle verdure che avete di residuo nel frigorifero, una zucchina, un peperone, una carota, del sedano, potete utilizzarle tranquillamente per preparare questo piatto. Allora, come vedete qui andiamo ad inserire le nostre cozze all'interno del composto, ne lasciamo qualcuna bella, ecco qua, che la possiamo utilizzare di decorazione. Allora, ecco qua, come dicevamo, abbiamo unito i calamari con le cozze, adesso lasciamo in marinatura, quindi prepariamo una sorta di marinatura che deve andare ad aromatizzare il tutto, ci mettiamo il succo di lime, come abbiamo già visto, del prezzemolo tritato, uno scalognetto, ecco qua, scalogno e aglio e una fogliolina di menta. Andiamo a tritare il tutto. Questo è un piatto rustico come sempre, torniamo sempre alla tradizione come dicevamo nelle altre puntate, per cui non abbiamo necessità di far scomparire tutto quello che mettiamo all'interno, abbiamo bisogno di vederlo, si deve sentire il profumo, si deve sentire la rusticità e la ricchezza del piatto. Quindi ci mettiamo dentro mezzo spicchietto d'aglio, lo scalogno, sempre tritato, in modo da dargli anche profumo di cipolla all'interno, ecco qua, bello fresco. All'interno poi ci mettiamo delle foglioline di menta. La menta serve a darci freschezza al piatto. Aggiungiamo olio extravergine d'oliva dell'azienda Eterno. Non lesinate sull'olio perché è un ingrediente molto importante in questa ricetta perché deve andare a inzuppare anche il pane. Ci mettiamo un po' di sale e un po' di pepe fresco. Mi piace utilizzare sempre del pepe mix con vari tipi di varie tipologie di pepe perché danno un aroma particolare e non è il solito pepe nero che utilizziamo a casa. Se volete una cosa delicata, a questo punto, se non vi piace molto il pepe, potete utilizzare del pepe bianco che è più aromatico e meno piccante. Allora, ecco qua, come dicevamo, abbiamo messo nella nostra bowl l'acqua delle cozze con qualche cozza a frutto che ci serve, facciamo vedere, ecco che abbiamo messo qualche cozza a frutto nell'acqua delle cozze che ci serve per dare più gusto alla preparazione che andiamo a fare, alla nostra salsina. Questa sarà tecnicamente un'emulsione di prezzemolo, acqua di cozze, poco di pepe, poco di sale, non ne mettiamo tanto perché l'acqua delle cozze è sempre molto saporita. Aggiungiamo il nostro olio,
questo caso l'olio serve per unire la parte grassa e legare le molecole di acqua, quindi in questo caso l'olio ce ne va un po' di più. Poi quest'acqua delle cozze la potete utilizzare, questa salsina che andiamo a preparare la potete usare per fare un vostro antipasto, la potete usare per un primo, aggiungete a un vostro primo con le cozze e potete lavorare tranquillamente la salsa. Allora andiamo a preparare, mettiamo a minima velocità così che non va troppo forte. Iniziamo a frullare. Allora ragazzi, ecco qui, abbiamo preparato la nostra salsina con l'acqua delle cozze, le cozze a frutto e un po' di prezzemolo, sale e pepe. Adesso andiamo a lavorare il nostro pane che abbiamo bruscato prima, abbiamo passato nella padella, pane raffermo. Ci mettiamo olio extravergine d'oliva, anche qui poco sale, non tanto, perché abbiamo sempre l'acqua di cottura delle cozze che abbiamo utilizzato per la nostra salsa, un pochettino di prezzemolo anche qui. E qui ci mettiamo i pomodorini, in modo tale che l'acqua dei pomodorini ci ammorbidisce il nostro pane. Profumo meraviglioso, sentiamo il profumo del pomodoro, sentiamo il profumo dell'aglio nel pane, insomma tutto quello che noi abbiamo lavorato prima, che adesso si era appreso per bene, ce l'abbiamo in questo piatto. Adesso andiamo ad impiattare. Adesso andiamo ad aggiustarci la nostra insalata di cozze e calamaretti. E chiudiamo con la nostra salsa. Una fogliolina di menta, così per rendere colorato il piatto. Possiamo mettere delle fettine di lime che servono a darci anche colore oltre che aroma. Il piatto è pronto, questa è la nostra panzanella con cozze e calamaretti. Vi invito a provarlo perché è un profumo strepitoso ed è davvero, secondo me, buonissimo. Adesso lo assaggiamo. Vi aspettiamo intanto per la prossima puntata della prossima settimana con un nostro primo piatto. E non vi svelo nulla, ringraziamo i nostri sponsor Caffè Cristofori e Olio Eterno, che è stato protagonista principe di questa stupenda ricetta, e Ortofrutta da Peppe, e l'azienda agricola Biagi, e ovviamente non potevamo dimenticare che ci ospita qui a Redolab a Tortoreto e ci dà la possibilità di lavorare in questa meravigliosa cucina della Veneta Cucine. Un saluto a tutti dal programma Itinerari, amici, e dalla rubrica Un menù per te con Gaetano. Ciao, alla prossima, vi aspetto.